Ciao a tutti e benvenuti a Mestrille. Io sono Ludovica Bastianetto e vivo a Mestre. Questo è di Indagini, Ombre e Intrugli. L'idea di questo mio primo romanzo mi è venuta un giorno quando mi sono domandata che cosa accadrebbe se un crimine venisse svolto in un mondo dove la magia è un fatto quotidiano, un mondo popolato di elfi, di gnomi, di streghe, di nani. Quale opportunità sarebbe per l'autore per inventare degli enigmi originali e quali sfide potrebbe lanciare allo scrittore per risolvere un caso con indagini sia scientifiche che magiche? Per questo sono nati i Segugi, un gruppo di detective appunto abili sia nella scienza che nella magia, ma anche divertenti. E tra di loro c'è Zoe, una strega guaritrice, che è anche la sfortunata nipote di una terribile strega, grande esperta di veleni, la strega Fu. Zoe e i Segugi in questo libro si trovano a indagare sulla morte di un personaggio famoso e ricco, un ex ipnotista, Camillo Corallo, che sembrerebbe essere morto in un incidente domestico. Chiaramente la storia non è tutta lì, chiaramente l'indagine riserverà delle sorprese e anche dei pericoli per i Segugi e vi invito a leggerlo, ma prima volevo anche dirvi che all'inizio di ogni capitolo trovate questi codici QR perché questo è un metalibro. Cosa vuol dire? Ascoltando attraverso cellulare i contenuti di questi codici potete sentire il libro letto dall'autore, come se io fossi a casa vostra. Chiaramente non sono una lettrice professionista, però ho la mia idea sui personaggi e la mia idea sulla storia, e questo ascolto vi consentirà di scoprire anche questi aspetti. Oltre ai codici per l'ascolto, ci sono dei codici che invece vi permettono di consultare dei contenuti speciali, tipo mappe, disegni e anche, per esempio, il book trailer del libro che vi metto in coda a questa presentazione. Beh, non mi resta che augurarvi buona lettura e buona avventura. Sono vissuta a fianco di una vecchia strega pazza, circondata dal mito di un padre e di un nonno considerati tra i migliori guaritori della nostra epoca. L'isolamento e la sicurezza scelti dalla vittima erano tra le caratteristiche più evidenti di questo caso e facevano pensare che l'uomo avesse qualcosa da temere dall'esterno o da nascondere. Ecco uno degli inconvenienti dell'indagare nel bel mezzo della fiera. La possibilità di individuare qualche presenza sospetta era sfumata. Troppo facile confondersi tra la folla. Era stato il capo a decidere di selezionare i Segugi in base a competenza e ingegno, anche se ci rinfacciava spesso che la squadra l'aveva immaginata diversa, più ordinata e aggressiva. Mi avventurai cauta nelle tenebre. A circa metà strada, con la coda dell'occhio, vidi un'ombra più nera del buio muoversi in una rientranza. I capelli sulla nuca mi si rizzarono e mi misi a correre.